Benvenuti all'ultimo video dell'anno. In questo video risponderò a tutte le domande che mi sono state poste nel questionario che invio il mese di dicembre a tutti i miei lettori. Un modo per entrare in contatto con quello che la gente desidera, con quello che la gente vuole, con le curiosità che le persone vogliono chiedermi in questo spazio che è il questionario che invio per migliorare un po' il mio modo di comunicare con il mio pubblico. Quest'anno le domande saranno state stampate e sono raccolte in un barattolo a cui le prenderò una per una, così senza ordine cronologico in cui mi sono state inviate. E per questo video userò un taglio diverso, cercherò di montarlo il meno possibile, come se fosse in presa diretta, una cosa così, di getto, fluida. Che dire, si comincia? Cosa ti ha spinto a lavorare e a fare ricerca sui manicomi? Hai mai pensato di abbandonare il tuo progetto in un momento di sconforto? Allora, cosa mi ha spinto? Ho fatto un video che si chiama Perché fotografare manicomi, che linkerò sotto nella descrizione del video. E c'è tutto un po' la spiegazione del perché ho cominciato, che in sintesi è quella di raccontare un pezzo di mondo che non conoscevo. Comunque affrontare un po' il luogo, contrastare quello che è il luogo comune è una cosa che ho sempre apprezzato. E ho mai deciso di lasciare in un momento di sconforto? Assolutamente sì, tantissime volte. Non me ne vergogno a dirlo perché raccontare, diciamo, questa cosa un po' così a livello umano è molto forte per me. Comunque sì, ho pensato, farò anche un video, ma adesso che mi hai ispirato a una cosa del genere farò anche un video per raccontare questa mia esperienza. Il momento più difficile è stato 6 anni dopo l'inizio del progetto, nel 2012. Io ho seriamente deciso di abbandonare tutto quanto, anche se è un pensiero ricorrente, purtroppo. Però bisogna stringere i denti quando ci viene questo calo, e a stringere i denti e pensare alla meraviglia di quello che abbiamo costruito, di cui te, che non so minimamente tu sia, che mi segui, mi legge, mi fa una domanda, è già un traguardo importantissimo che dobbiamo veramente sempre tenere in considerazione. Dobbiamo sempre tenere in considerazione quello che abbiamo costruito, che abbiamo, perché è quello il vero tesoro che ci dà la forza continuamente di andare avanti. Grazie. Come l'arte può raggiungere chi voce non ha perché è emarginato, escluso, rinchiuso, perché gli è stato negato il proprio diritto ad essere altro e diverso? Come fa l'arte a raggiungere questo genere di persone? Beh, domanda effettivamente molto difficile. Però io penso che l'arte si possa divulgare in queste persone. L'arte poi è un bene collettivo, un bene di tutti, creando ovviamente rete. Secondo me il fare rete, il creare strutture di persone che riescano a condividere, siano in grado di condividere quello che è l'arte e per divulgare un po' un qualche messaggio che l'arte porta con sé, è necessario fare rete. Quindi muoversi per associazioni, per progetti, per situazioni, per realtà, creare veramente rete e poter aprire dove non siamo stati in grado questo linguaggio anche alle persone che generalmente non hanno modo di accedervi. Grazie. Secondo te sei un po' pazzo pure tu? Certo, direi proprio di sì. Quanti ex manicomi hai fotografato? 14. In centro nord Italia. Mi sono voluto dedicare il mio lavoro solo nelle strutture che non sono riconvertite a diverso uso. Dei più di 70 manicomi che c'era in Italia, molti sono diventati altro, io mi sono occupato soltanto delle aree che non sono state riconvertite a diverso uso, proprio per cercare quello che era la memoria storica di questi luoghi. Quindi sul sito sono censite 14 strutture.
Vorrei visitare con te il manicomio di Cogoleto. Mi dispiace dirtelo, però è un manicomio estremamente difficile, diciamo impossibile perché non è più permesso accedervi, nonostante io abbia sollecitato molto la cosa, però purtroppo i proprietari non permettono l'accesso ed è impossibile. Mi dispiace, veramente. Avrebbe fatto molto piacere anche a me visitare di nuovo quel manicomio. Perché sei così interessato all'argomento? Anche su questa domanda ho fatto un video, perché fotografare manicomi, in cui spiego tutto, però in sintesi, perché io sono classe 80, 2 anni dopo la riforma, mi interessavo all'archeologia industriale, cioè raccontare pezzi di storia del nostro paese attraverso gli edifici vuoti, attraverso l'architettura di questi edifici vuoti e le storie che li compongono. E non conoscevo quindi la realtà manicomiale, ma è una realtà estremamente emotiva ed ha un'importanza storica altissima, e quindi ho deciso di buttarmi dentro questo mondo veramente molto lontano, sconosciuto, in cui il pregiudizio e lo stigma lo fa da padrone, e questo mi ha permesso di scoprire tantissime storie, tantissime situazioni, proprio in grado di superare quello che poi è lo stigma e il pregiudizio e il luogo comune. Questo secondo me è una delle lezioni più importanti che ho imparato io lavorando da 12 anni in questo ambiente. Grazie. Ritieni che tutto possa essere mostrato in una foto? Qual è il limite da non superare? Fino a che punto mostrare la sofferenza altrui? Beh, domanda estremamente interessante, perché dipende il motivo, secondo me, per cui si mostra certe cose in fotografia. Ci deve essere un profilo etico, o quello ovvio, però è il motivo per cui si fotografa che è importante. Il lavoro fotografico di Gianni Berengo Gardini e Carla Cerati, Morire di classe, andava a indagare in quei manicomi in cui c'era una gente legata al letto, gente rinchiusa, cioè scene estremamente forti da vedere, però era lo scopo con cui era fatto, ovvero era quello di portare alla luce la realtà manicomiale era sempre chiusa a chiave dentro queste strutture. E qui c'è la finalità, che è importante. Mentre se noi dobbiamo fotografare qualcosa di estremamente drammatico per vendere un prodotto, per farci pubblicità, non è quella l'etica giusta da seguire. È difficile seguire l'etica, è difficile seguire comunque una visione, una mission in quello che facciamo. Pertanto quello che si rappresenta, se ha una motivazione sociale molto forte e serve a mobilitare l'animo delle persone, tutto penso possa essere rappresentato. Anzi, tutto deve essere rappresentato, se questo tutto serve a cambiare qualcosa nel corpo delle persone. Mentre se i nostri progetti sono soltanto vincolati a un qualcosa di commerciale che non ha un vero riscontro nella storia, nell'animo delle persone, nell'animo del pubblico a cui si rivolge, allora non ha senso. Se noi trasformiamo appunto l'ambiente manicomiale in una sorta di mercato, no, non ha senso. Va fuori quel principio etico, e quindi lì mostrare le cose diventa drammatico, perché facciamo violenza in un certo modo sull'ambiente che ha ospitato veramente delle atrocità immense. Quindi è tutto un discorso legato all'etica e alla finalità. Grazie. Cosa ti piace di più tra le attività che fai? Io amo quello che faccio, però quello che mi piace di più, a cui veramente ambisco di più, è il contatto con le persone. E quando sono in pubblico presento un lavoro a contatto con la gente, che sia una mostra, che sia una docenza, che sia un incontro pubblico, è il contatto con le persone, quello che veramente adoro di più del mio lavoro. Hai condotto degli studi sul manicomio di Cagliari? No, purtroppo no, però ti ringrazio del suggerimento, vedo se per questo 2019
farò qualche ricerca sul manicomio di Cagliari. Ti dico però che ero in contatto con Sassari, molto complesso però come per muoversi in quella struttura, non sono riuscito a far niente ancora, però diciamo che il Rizzeddu di Cagliari, di Sassari, scusami, era il mio primo obiettivo della Sardegna, però prenderò in considerazione anche il tuo suggerimento su Cagliari, ti ringrazio. E alla mia domanda, fammi una domanda e ti risponderò in video, mi hanno scritto una sola? Sì, purtroppo sì, una sola. Come hai capito e sei giunto a mettere in pratica la passione per l'argomento cui tratti? Beh, l'ho capito innanzitutto seguendo il cuore, come si suol dire. Ho seguito l'emozione, mi sono lasciato trascinare da quello che emotivamente era qualcosa che mi diceva dentro di me, dai, devi fare questo, Giacomo, per forza. E io non nasco professionalmente nel settore sanitario, io mi occupo di tutt'altro genere. Io sono un grafico, lavoro nella comunicazione da 18 anni. Quindi tutto quello che è comunicazione visuale, diciamo visiva e multimediale, è quello un po' che faccio di lavoro. Ecco, diciamo la cosa particolare che sono lasciato guidare dalle emozioni, perché a me piace molto quello, tutto ciò che a livello emotivo stimola tanto. Sono una persona che piange molto, però non lo dite a nessuno, E quindi questo era un ambiente che mi colpiva veramente in un modo incredibile. E l'idea di mischiare quello che è una comunicazione che non ha proprio un taglio accademico, medico, storico, quindi una comunicazione un po' più moderna, che è comunque fa parte del mio bagaglio culturale, con un argomento di difficile divulgazione, è stata una sfida che a me piace, è piaciuta e piacerà tantissimo, perché comunque penso di non abbandonare mai, perché le sfaccettature che nascono da questo ambiente, se si cerca di dare un po' di contaminazione con dei linguaggi diversi, sono infinite, assolutamente. E quindi sì, l'ho capito a livello emotivo, bisogna un po' abbandonarsi a volte a quello che dice il cuore, perché il cuore spesso c'ha sempre ragione. Anzi, il cuore ha sempre ragione, non spesso, ha sempre ragione. Quindi dobbiamo ascoltarlo un po', perché quello che si suggerisce lui è vero, e quindi bisogna arrendersi e non opporre resistenza. Qui ho messo due domande insieme, che sono: è possibile seguirti in uno dei manicomi che visiti avendoti come guida? E dopo il corso fatto qualche anno fa con Giuseppe a Prato, mi piacerebbe una volta venire in un ex manicomio a fare un tour fotografico. Le ho messe insieme queste due domande perché appunto sono molto simili. E vediamo, dai, volentieri, siccome questa è una richiesta che mi viene fatta tantissime volte, vediamo se per questo 2019 c'è verso organizzare un piccolo tour fotografico in cui si mischia storia e fotografia. Sarebbe molto interessante. Vediamo, dai, grazie della proposta. Cosa ti interessa del nudo? Wow! Cosa mi interessa del nudo? Beh, domanda difficile. È forse la meravigliosa e impeccabile geometria del corpo umano. Non faccio foto di nudo, però devo riconoscere che il corpo umano è qualcosa di estremamente meraviglioso. Sì, grazie della domanda. Quando visiti un nuovo luogo di degenza, lo osservi come visitatore o ti senti al suo interno come poteva essere un degente che lo ha abitato? No, non mi metto nei panni del degente, lo osservo come narratore. Quindi vado a cercare tutte quelle cose che hanno una storia da divulgare, che hanno una storia da far uscire fuori. Quindi non mi sono mai messo nei panni del degente, in quanto secondo me il degente fa parte della storia, fa parte delle situazioni storiche che vanno narrate. Quindi io cerco di essere
meno presente possibile, fra virgolette. Cerco, la mia persona deve essere comunque un passaggio lieve. Sono un testimone e ho la responsabilità di prendere quelle storie che sono custodite gelosamente fra quelle mura e renderle pubbliche a tutte le persone che non hanno avuto modo di accedervi. Ecco qual è il mio ruolo dentro le strutture che comunque visito e frequento. Quindi una figura estremamente ai margini, invisibile, diciamo così. Grazie. Mi piacerebbe scattare con te in qualche ex manicomio. Mi piacerebbe, dopo averne letto le storie, aver visto le tue foto e i tuoi racconti, poterne vedere qualcuno dal vivo. Molti li ho già visitati e apprezzati proprio grazie alle letture dei tuoi scritti. Wow, grazie di cuore davvero per le bellissime parole che hai scritto sul mio lavoro, cioè essere riuscito in qualche modo a convincere o a permettere di visitare e scoprire alcuni di questi spazi, grazie a quello che ho scritto, penso sia una delle cose più belle da poter leggere. E tornando a una domanda precedente sul mollare, ecco, queste sono le cose che ti danno veramente un'energia incredibile nell'andare avanti. Grazie di cuore, chiunque tu sia, per le bellissime parole. Ci si vede a Trieste? E appena vengo su a Trieste, sì, non so chi tu sia, sarei dovuto passare a Trieste il 30 di novembre per il mio compleanno, un convegno bellissimo su quello che rimane dei 70 manicomi in Italia, ma purtroppo non sono riuscito. Comunque, appena sarò in zona, lo comunicherò ovviamente sui miei canali social, quindi ti aspetto, chiunque tu sia, grazie. Se non si è iscritti a Facebook, ci si può tenere aggiornati con WhatsApp. Allora, sto lavorando a implementare WhatsApp per inizio del 2019. Sì, non c'è bisogno di essere iscritti a Facebook, sarà una procedura che sarà mandato un messaggio agli iscritti della newsletter e la possibilità di accedere con il numero di telefono, la possibilità di registrarsi alla newsletter con il numero di telefono sarà inserita da gennaio e creerò un gruppo chiuso ad hoc in cui comunicherò con gli utenti WhatsApp, quelli che decideranno, ci si scambierà il numero e creerò un gruppo appunto apposta in cui fare anche un po' di community, dai, almeno vi potete anche un po' conoscere tutti quanti, e può darsi sia una cosa carina, cioè si cerca di essere un po' più insieme, con meno barriere possibili, quindi inizia uno nuovo. Probabilmente sarò mal informata io. E l'ha già fatto. Ma volevo chiederti se avessi mai pensato di andare all'estero e condurre un lavoro speculare all'Italia. Sì, francamente ci ho pensato. Ci ho pensato, però in primo luogo ho preferito rimanere qua, perché qua è il discorso, non che, non fraintendermi, non mi sarei comunque trasferito all'estero, ma avrei condotto, diciamo, avrei trovato delle location in cui poter portare questo discorso di memoria anche fuori. Allora, ci ho pensato, è un progetto che diciamo c'è, l'idea c'è, però il lavoro grosso preferisco farlo qua, perché qua c'ha un senso storico il documentario Manicomi, perché comunque la 180 è una legge solo italiana. Il superamento dei manicomi è una conquista solo italiana, quindi qua c'è necessità veramente di valorizzare quello che è stato questa grande conquista. Quindi questo è il motivo per cui sto investendo tantissime energie e risorse qua in Italia e non in altre aree estere. Però ti ripeto, c'è, e ti dico di più, a breve sarà anche proposto all'estero, perché non so se lo sai, ma io ogni 2 mesi collaboro dal 2016 con uno street paper sloveno, che non so pronunciare, si chiama in sloveno, però si chiama King of the Street. Praticamente dei clochard vendono questa rivista, quindi è un modo per far fare qualche lavoretto a queste persone, e io ogni 2 mesi racconto una mia esperienza, racconto quello che c'è sul sito praticamente. Vengono pubblicate delle foto e racconto le mie esperienze di viaggio negli ex manicomi in Italia.
Adesso, diciamo, 2018 dovrebbe essere concluso il giro, me ne manca uno solo, quindi col prossimo io concludo, diciamo, fra virgolette, il tour nei vari manicomi italiani e io lo spedisco a loro in inglese. Quindi tutto questo sarà raggruppato in un piccolo PDF che sarà poi divulgato all'estero per far vedere un po' come sta la situazione in Italia e quello che è la fotografia di memoria, senza magari ambire a qualcosa di particolare, però comunque è giusto che andare un po' al giro ogni tanto, dai, non fa minimamente male, grazie. Verrai un giorno a Monza? Ma organizziamo qualcosa, dai, volentieri, ci vengo volentieri, assolutamente. Non so chi tu sia e spero tu possa guardare il video, che tu possa arrivare fino anche a questo minuto perché insomma è un video abbastanza lungo. E alla tua domanda, verrai un giorno a Monza? Io ti rispondo sì, più che volentieri, organizziamo qualcosa, un incontro, una mostra, una presentazione, qualsiasi cosa tu possa avere in mente. E volentieri, mi sposto sempre con grande piacere perché adoro stare con le persone. Grazie. Com'è nata la sua passione e soprattutto come fa ad esprimere sempre tramite l'obiettivo ai suoi iscritti quella sensibilità e accuratezza e sempre con un potere emozionale e di comunicazione incredibile? Wow, stupendo, grazie di cuore, chiunque tu sia, veramente bellissimo leggere cose di questo genere, come faccio? Io ho sempre creduto che per emozionare bisogna emozionarsi. Quindi io racconto, cerco di raccontare solo aneddoti che a me hanno veramente lasciato tantissimo, mi hanno sconvolto e cerco di andare a raccontare negli aneddoti quello che mi scava dentro, quello che mi emoziona. Quindi in quello che scrivo sono alla ricerca in primis io dell'emozione e in secondis l'emozione di chi mi legge. Quindi questo è un po' quel mio metodo, diciamo, che utilizzo, se si vuol chiamare metodo, un po' anche nella fotografia, cerco di raccontare quello che quando torno a casa lo metto nel computer e guardo le immagini, ho voglia di mostrarle alle persone, raccontargli cos'era quel particolare là. Quindi l'emozione, quello che mi tocca e mi colpisce prima di tutto. E quindi torno a dire un'altra volta il cuore. Sì, è quello. Sempre quello che fa la differenza. Ti ringrazio. Ma ho visto che. Aspetta, eh. Ci siamo quasi. Secondo te, l'essere umano si è separato definitivamente dalle sue emozioni o c'è speranza che questa relazione sia recuperabile? Grazie. No, l'essere umano non si è minimamente separato dalle sue emozioni. Oggi diciamo. L'essere umano lo devi andare a cercare per farlo emozionare. Non è lui che va a cercare le emozioni, spesso e volentieri. Devi dargli un pretesto, devi, fra virgolette, svegliarlo. Quindi no, 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 le persone non sono minimamente separate dalle emozioni. Hanno bisogno di stimoli, hanno bisogno di essere guidati a scoprire l'emotività, assolutamente. Ma ti posso assicurare che no, non sono minimamente separati da questo. Anzi, sono necessarie. Oggi più che mai sono necessarie. Quindi, no, è soltanto più faticoso arrivarci. Grazie. Pensi che questa attività possa essere il fulcro del tuo futuro lavoro? Bellissima domanda, davvero. E ti rispondo con grandissimo piacere dicendoti che io lavoro per questo. Io sto strutturando tutta questa mia enorme passione, enorme ricerca, enorme lavoro in quello che sarà il mio lavoro del futuro. È una sfida complessa, però a noi ci piacciono le sfide complesse, anche perché le sfide semplici sono già state fatte tutte, quindi ci restano purtroppo soltanto quelle difficili. Perché questa decisione? Perché io è tantissimi anni adesso che lavoro su questo argomento,
ho contaminato quello che poi è l'ambiente sanitario con tutto un linguaggio e è un qualcosa di diverso, una divulgazione differente, di comunicazione diversa. Questo ambiente mi ha dato tantissimo e ha fatto nascere tantissime cose. E c'è un fattore tempo perché le cose hanno bisogno del tempo per farle nascere, per farle sviluppare e per avere poi comunque un impatto sulle persone. Quel tempo va ricavato, perché i giorni hanno 24 ore per ognuno di noi assolutamente, quindi dobbiamo utilizzarli al meglio possibile. Quella è un po' l'abilità più grossa da saper gestire. E oggi mi trovo dopo 12 anni di attività ad avere tantissimo materiale, tantissimi progetti fra le mani. E se non credessi in questo, io abbandonerei quello, anche riferimento alla domanda di prima in cui ha mai pensato di abbandonare, perché non è semplice, a volte non è semplice perché non abbiamo i riscontri che vogliamo, però c'è bisogno di tempo, anche di riscontri ad arrivare. Quindi alla domanda, questo può diventare il mio futuro lavoro? Io ti rispondo. Questo farò in modo, studierò il modo per farlo diventare il mio futuro lavoro. Anzi, il modo per farlo diventare il mio futuro lavoro è pensare che questo sia già il mio lavoro. Quindi iniziare a pensare in questo modo. Io questo lo sto facendo da quest'anno in modo particolare, grazie alla rivoluzione che ho avuto nella mia vita quest'anno. Direi di dividerlo in questo modo qua. Questo dico sempre che se una cosa dura più di 10 anni non è mai un lavoro, ma è una missione. Questa è una missione, sì. Il divulgare, il dare voce a una realtà storica estremamente importante a livello culturale, come quella che abbiamo qua in Italia, sia veramente una missione. E io mi sento orgogliosamente parte di questa della missione di divulgazione, sì, e non come dire, non lo dico così per dire, non me ne vergogno a dire tutto ciò è iniziato per gioco, perché i primi scatti li ho fatti un po' per curiosità, non sapevo minimamente dove mi potesse portare questa cosa. Mi ha portato oggi ad essere dentro un lavoro. Mi ha portato questa curiosità a trasformarlo in lavoro. Sì, perché le cose vanno dette per renderle vere. Quindi questo è il mio lavoro, un lavoro in cui credo tantissimo, credo veramente tanto, un lavoro di enorme passione, enorme sacrificio, perché vi assicuro che è veramente faticoso, perché dietro un incontro pubblico, dietro una mostra, non c'è mai. C'è una foto simpatica e divertente, magari io che rido, io che abbraccio persone, ma dietro quello c'è veramente tantissimo stress, fatica, ansia, tempo, risorse investite. Noi vediamo soltanto la punta dell'iceberg di questa attività qua, ma il ghiacciaio è gigante sotto. Ecco, quando amerai fare il sommerso, quello che non mostri, quello che è faticoso, quello che ti spreme, che ti leva energie e risorse, quando amerai questo, allora hai trovato veramente la strada della tua vita. Io mi auguro di averla trovata, perché questa è la mia. Grazie per il vostro tempo, grazie per le domande, grazie per tutte le bellissime cose che mi avete scritto. Buon fine anno. Buon inizio 2019. Siete meravigliosi. Un bacio.